Eccoci qui con molta meno energia del solito. Sono le 5 e 10 del mattino e i mortacci loro oggi mi hanno caricato. È il primo turno alle 5 di mattina da quando lavoro al Corona Mountain Express. Siamo ben consapevoli di dover fare qualsiasi cosa, qualsiasi orario, fin dall'inizio. Uno può esprimere la propria preferenza, la mia preferenza è per i turni che vanno a partire dalle 7:30 alle 8 minimo, fino a mezzanotte, l'una. Mi è capitato di stare sul finale 4 alle 5 del mattino, come la notte di Aspen, come l'inverno scorso quando sono rimasto bloccato la neve, però in definitiva i turni delle 5 di mattina non mi capitano di solito. Ci sono altre persone che le fanno, i primi turni cominciano alle 3 di mattina, raccattano clienti privati alle 4, 4 e mezza, li portano così a Denver alle 6 e mezza, 7 e possono pigliare i loro aerei, quelli che partono molto presto. A me non capita. E perché mi è capitato oggi? Indovina un po', per via del 4 luglio. Perché oggi è il 5 luglio, ieri era il 4 luglio, il 4 luglio che, come sapete, è questa festa dell'indipendenza statunitense sulla quale si potrebbe discutere. Io una festa dell'indipendenza ovviamente la posso anche apprezzare, ma le celebrazioni dei confini e delle bandiere invece mi stanno ampiamente sul cazzo, quindi il 4 luglio l'ho snobbato alla grande. E salta fuori però che il 4 luglio è il giorno in cui questi poi bevono, mangiano come belve e quindi la maggior parte di loro la mattina dopo sono fragili. Ecco che scatta il lavoratore straniero che viene assoldato per fare la mattina del 5, perché così almeno per un giorno si lascia praticamente parte che molti non lavorano, si prendono il giorno di vacanza il 4 proprio. Ma non dovendo lavorare la mattina del 5 e qua alle 5 possono ubriacarsi la sera prima e non sentire, non andare al lavoro fradici, e quindi tirano in mezzo me. Che vi dirò, insomma, da una parte rimortacci loro, da un'altra c'ha pure certo fascino questo viaggio sulle strade che presumibilmente saranno completamente vuote. Poi è mercoledì, uguale al mio sabato, al mio venerdì sera, perché domani se lavora, ho 2 giorni di vacanza. E mi permette anche di riprendere questo pezzo di Highway 6, dove adesso poi ci buttiamo sulla destra passando sulla I-70 che avete già visto, però di sicuro non l'avete vista, anche perché ne avevo vista manco io alle 5 di mattina, ne avevo vista manco io con questi colori, con questo buio, con queste luci che adesso lentamente passano dal blu nero fino a celeste e poi al giorno. C'ho un rincoglionimento che voi manco potete immaginare, perché il problema non è alzarsi alle 5, il problema è andare a dormire in tempo perché uno si possa svegliare alle 5, anzi sveglia alle 4 e mezzo. Per svegliarti alle 4 e mezza dovresti andare a dormire per avere, perché qui non si tratta di avere sonno o non avere sonno, a me non me ne fotte un cazzo di avere sonno. Sono abituato a dormire poco, noi vecchietti non ci frega niente, cioè dormi 3 ore, 4 ore, tutto uguale, non è come quando eri giovane che se ne dormivi meno di 7 non ti alzavi dal letto col cricchio. Io mi ricordo che per svegliarmi la mattina quando andavo a scuola mi mettevo la radio sveglia da ragazzino e la mettevo non sintonizzata, cioè sceglievo un canale in cui non un canale, girava la rotella finché gli unici giovani che uscivano dalla strada sveglia erano a volume allucinante. Questo era l'unico modo che avevo per svegliarmi, cioè tu mettevi sto suono terrificante a palla e non te potevi, a parte che se ti svegliavi te svegliava tua madre, tuo padre, veniva qualcuno a attaccarci e quello funzionava anch'esso, no? Però dopo un po' che tu senti che sta praticamente per scoppiarti casa, tarsi per forza, e questo era il mio sistema. Invece adesso non è così, e il problema di essere marzato alle 4 e mezzo, di essere andato a dormire sostanzialmente alle 2 e mezzo, cioè aver dormito un par d'ore se va bene, è che rischi di addormentarti in autostrada. Poi probabilmente non ti addormenti, però io posso assicurare che quando te lavoro fare guidatore in autostrada scopri che ci sono delle difficoltà che non immaginavi. Quando uno guida per cazzi propri, oh, a me Dio mi sta venendo la cecagna, fermi un attimo, devi mi autofilte, bevi un caffè, fai una corsetta. Quando stai guidando molte di queste risorse non ce l'hai, non le puoi sfruttare.
E quindi sei costretto a scoprire cose del tuo corpo, di te stesso, che prima non conoscevi. Sei costretto a indagare meglio quanto sonno ti serve per non essere incoglionito. Sei costretto, alcune cose l'ho descritto in un altro video, ma sei costretto a capire che se, che molto prima che te venga a calare la palpebra, che te cala, che per fortuna non mi è capitato mai, quando cominci a sentire un pizzicorino, ti devi preoccupare di fare, oh, che cazzo sta succedendo? E lì devi sviluppare le strategie. Una di quelle che ho sviluppato, che abbiamo già parlato, è quella di farsi male, no? Tu te pianti le unghie nelle carni, solo la mano destra, la fitta, te grattate, in realtà te pianti cinque dita forte nel vicino al ginocchio, nella carne tenera che c'è sotto al ginocchio, o alla sinistra del ginocchio, e questo, ma forte! Cioè non è che lo puoi fare piano, tu cominci piano, però se è piano non fa un cazzo, non è che te devi grattare, non te devi far solletico, devi far forte. Quindi quando senti che fa male fai, oh cazzo, mi voglio levare sta mano, voglio smettere di farmi del male, è lì che devi continuare. A parte che è interessante perché uno scopre come, cioè, come dire, sono proprio lavori su se stessi, no? Che si possono fare, in cui uno esplora delle parti di sé che non è il piacere per due, perché vuol dire che certo, a me dolore fa cacare a morte, no? Però sono proprio di canveti, ma qual è la mia soglia? E mo senza che uno debba effettivamente poi andare a mandarsi sia all'ospedale che al manicomio, puoi andare oltre al dolore e capire che la reazione di levare la mano non è che va sempre premiata. Ogni tanto la reazione di levare la mano invece va, oh, mi viene a starnuti, meno male che ancora non sono fuori, ne posso starnuti. Guardate che bello il colore del cielo che sta cambiando. Starnuto, torno tra un attimo. Erzio! Orco dici, ma pure superato uno, l'altro qua finiamo tutti e due all'ospedale qui di Avon. Quindi te pianti le unghie, te fai male e questo te tiene un po' sveglio. Però ci sono altre cose, per esempio ho capito che sti caffè de merda che fanno qui, sì, te ne bevi uno appena prima di partire per Denver e uno appena prima di tornare da Denver, 95% delle volte quello è sufficiente. Cioè io non ho mai creduto nel potere del caffè, sinceramente. Dici, come non hai mai creduto? Io non è che faccio lo studioso, a me di leggere le cose non mi basta, io le devo sperimentare. Quindi a me il caffè sinceramente non mi ha mai tenuto troppo sveglio. Sarà che non ho sempre bevuto poco nel latte, no? Però adesso invece questi bibitoni, che poi c'è tutta questa teoria che il caffè americano in quanto lungo ha più caffeina, in quanto breve ha meno caffeina, non ho mai capito, e non me ne fotte niente. Però sti bibitoni di merda che c'hanno loro, in fin dei conti mi tengono sveglio, cioè mi danno quelle due ore, che è quello che serve a me, quelle due ore in cui il sonno non t'attanaglia, ed è quello che farò adesso stamattina, sperando che la stazione di servizio sia già aperta. Io mi sono premunito, siccome ho pensato che la stazione di servizio ancora non era aperta, mi sono bevuto un caffè a casa, anche se quello che mi faccio con la moca e col caffè portoricano non so se ha la stessa potenza, non perché ci credate meno o perché sia meno buono, ma perché non ho sperimentato, tutto va sperimentato, capito? Guardate che bello qua adesso l'arancione dei paletti dei lavori in corso che si schiantano contro il celeste grigio blu del cielo, il rosso delle... chissà se sta macchinetta, se sta telecamera riesce a catturare un po' di questo spirito. Comunque, quindi io ieri notte ho provato a dormire alle 11, no? Mi sono visto la puntata di Pretty Little Liars, poi mi sono messo Friends, come sempre, sono 20 anni che mi addormento con Friends, e ha funzionato, in fin dei conti alle 11:30, mezzanotte mi ero addormentato. Arkenana, che stava con l'amica sua, viene e mi sveglia perché c'è sta il tablet nostro, quando riceve il manifest per il giorno successivo che ti dice quali clienti dovrai andare a prendere e dove dovrai andare a prendere, si mette a vibrare. E vibra all'infinito, che è una cosa utile. Se non fosse che c'è una testa di cazzo al dispaccio da noi, che evidentemente sta a lavorare i turni del giorno successivo all'una di notte, ai due di notte, perché non sa che cazzo fai, gli tocca far turno di notte. E quindi a me è spesa la vibrazione sul tablet, ma arriva ai due di notte, ai quattro di notte, ai sei di notte. Di solito sta di fianco al letto o sistema. Ieri ero talmente incredibile, non l'ho sentita. Natalia entra in camera e mi fa, oh, non ti volevo svegliare, però c'è sta cosa che non so come cazzo si fa, a parte che basta che lo tocchi e smette di vibrare, no? Ma al di là di questo, ma non vai a dire che il primo volta me lo sveglia 4:30 del mattino, come disse il mitico, che vuole il tablet? Io devo lavorare, devo lavorare! E non mi puoi svegliare, capito? Non mi puoi svegliare quando ho 3-4 ore da dormire. Infatti sono andato a Cesi e ho detto, you fucked up! Detto con gentilezza, cioè con un tono di voce che era a metà tra l'incazzato, lo scherzoso e il rincoglionito, perché me lo introducevo, stavo praticamente dormendo, e il serio
Cioè, hai fatto una cazzata, perché adesso non è che, oddio, cioè, mi hai messo in pericolo. Non mi voglio preoccupare, anche quando vedrete questo. Se vedrete questo video, vuol dire che sono ancora vivo, che andrà tutto bene, capito? E sicuramente andrà tutto bene, perché è chiaro. Però l'unica notte che devo dormire quelle 4 ore del cazzo, perché sveglia alle 4 e mezza, e dato che ho da dormire sempre all'una, alle 2, non c'è verso addormentarmi prima, per miracolo mi sono addormentato, non mi puoi svegliare, e invece sfortunatamente mi ha svegliato, non ci ha pensato, io poraccio adesso, a parte tutto, scherzi a parte, ci mancherebbe, lui gliene faccio una colpa, succede, errori ne facciamo tutti, ieri pure che ho fatto il caffè, ha sprizzato tutte le parti sul fornello, dovevo pulire, sono uscito senza pulire, infatti sono arrivato a lavoro, mi ha mandato un messaggio, ho detto, oh, scusa, mi sono scordato di pulire, porca di uomo, I fucked up, cioè, oh, fatta, cazzo, ho fatta io, no? 4 PM, 4 AM, che cazzo sta di vabbè, comunque io sono i 5, per cui l'hanno superato. E quindi a quel punto sono riuscito a addormentarmi più, metti friend, leva friend, metti il silenzio, ora col silenzio, cioè abbiamo lo fiume in sottofondo, cioè ce ne sono varie delle cose che avrebbero potuto aiutare, che poi questa è l'ora peggiore che mi cervi attenzione, ma spero di non trovare niente e nessuno, ma questa è l'ora peggiore, ieri pure un cervo gigante sulla strada di ritorno da Vail, spiaccicato al lato della strada, mannaggia la miseria. Quindi avrò dormito stanotte, a essere generosi, 2 ore e mezza, 3. Ah, che poi magari dietro c'ho la polizia, dietro c'è uno che va. No. E quelli che vanno pianista e ti si mettono nel culo, di solito sono polizia. Che pensano che sei embriaco. Soprattutto questa notte pensano che se uno gira a quest'ora e sbanda e va piano, invece vado piano perché sto a chiacchierare con voi, vado piano perché non ho nessuna intenzione di cuore, vado piano perché non è. Di solito te stanno dietro per un po' e poi parte le sirene e le luci e te lo devi affiancare. Devo dire che qua sono gentili, non sono aggressivi, la maggior parte di quelli che ho incontrato, però è vero, è pure uguale, tutto quando ti sta al lavoro, devi iniziare il tuo turno tra 8 minuti. Comunque siamo arrivati a Edwards, il cielo nel frattempo ha cambiato colore, la mattina si è fatta giorno, la notte si è fatta mattina, e il mio rodimento del culo si è fatto turno di lavoro, io... Su queste magiche meravigliose note arrivo al roundabout di Edwards, giro attorno alla piattaforma, mi ricordo di quando a Georgetown la stessa piattaforma a mezzo alla strada era piena dei cervi, che fotografai. Comincio sto turno di lavoro un po' infame, tra l'altro con dei pick up sparsi a cazzo dei cane, però con un discreto numero di mance intersecate all'interno della prenotazione, quindi per oggi tanti saluti da David Valley. Cervo bonus, perché me l'avete chiesto? No, non siete cazzo, eccola. Mi avete chiesto i cervi, gli alci e quello che sono. E voi beccate, questo è il nostro parcheggio. Sono le 5.40 in questo momento. Come mi sono avvicinato e scappato. Questa è la nostra macchina. Non smetterò mai di dirlo, vive qui. È una forma di paradiso. È una forma di paradiso. E vaffanculo alle nazioni, ai visti, ai permessi, per cui io posso stare qui e voi no. È un'ingiustizia.